26 anni di esperienza nel mondo dei veicoli elettrici ci hanno insegnato che bisogna guidarli per capire pregi e difetti, senza i preconcetti degli integralisti, della benzina o il diesel, ma consapevoli dei pregi e anche dei limiti tecnici di queste auto alternative, in modo di non diventare noi stessi, integralisti, tra virgolette, dei veicoli elettrici. Sinceramente, il sottoscritto non ci credeva molto in questo sistema del range extender, considerandolo un ibrido, ma dopo aver guidato la Opel Ampera, l'opinione è cambiata in modo molto positivo. La berlina elettrica di Rüsselsheim è un'auto completa in grado di soddisfare le esigenze della famiglia e, se richiesto, di essere anche sportiva, come abbiamo avuto modo di verificare nella nostra prova su strada. Insieme a Lilia Marcucci abbiamo guidato l'elettrica di casa Opel, cugina diretta della Chevrolet Volt. E mentre le riprese sono state fatte a Uggiate Trevano, in provincia di Como, con la tedesca, il sottoscritto ha viaggiato fino a Chiavari per vedere insieme a cari amici delle corse di auto elettriche dei tempi la finale del Mondiale di Calcio. Partiti dalla nostra sede di Trezzo sull'Adda, domenica mattina, quindi con una situazione di traffico ideale, e puntando il cruise control alla velocità di 75 km all'ora, abbiamo percorso in modo elettrico 97,6 km. Fino a 4 km dal casello di Casei Gerola sulla A7 Milano-Genova, e da quel momento è entrato in funzione il generatore. Nel display veniva segnalato un consumo di 9,8 kWh e ovviamente 0 litri di benzina, mentre alla fine del nostro viaggio fino a Chiavari, ma a velocità da codice della strada, abbiamo consumato 7,13 litri di benzina, equivalenti a 9,8 kWh di energia, per completare gli altri 127,5 km che mancavano per arrivare alla cittadina del Golfo del Tiguglio. Innovativa e diversa da tutte le altre Opel, l'Ampera possiede uno stile personale con linee nette e definite che la rendono immediatamente identificabile e di fatto possiamo dire di non essere passati inosservati. Il frontale è profilato ed aggressivo e fortemente caratterizzato da due elementi rivolti verso il basso, che prolungano i gruppi ottici e rendono l'Ampera molto particolare, con la loro forma a boomerang. Un grande spoiler convoglia e ottimizza i flussi e contribuisce ad assicurare, insieme ad altri particolari molto curati, un coefficiente aerodinamico tra i migliori della categoria, di 0,275. Questa ricerca necessaria dell'ottimizzazione aerodinamica ha fatto che la bandella anteriore tocchi facilmente nei dosi rallentatraffico. Per carità, nulla di grave, solo il fastidio di sentire la gratata della gomma quando si viaggia nel completo silenzio elettrico. L'interno ci accoglie con i comodi sedili in pelle, sufficientemente avvolgenti, la plancia dotata di sola strumentazione digitale, con due grandi schermi ad alta definizione ed una sorta di indicatore di efficienza della guida. Una pallina verde che a seconda del comportamento oscilla tra l'area di massimo consumo, in alto, e quello del recupero di energia in decelerazione e in frenata. Lo schermo touchscreen, al centro della plancia, permette invece di accedere all'infotainment, navigazione, controllo della climatizzazione e ricarica, mentre nella console centrale ci sono il resto dei comandi. Nel libretto viene definita autoveicolo ibrido a trazione elettrica, con un motore tipo X30F e potenza da 111 kW a 5.000 giri e 375 Nm di coppia, e motore termico 4 cilindri a benzina da 86 cavalli a 4.800 giri, con cambio automatico a variazione continua di rapporto. Nei tanti chilometri che abbiamo fatto con l'Opel Ampera, abbiamo notato un freno motore ridotto, ma pensiamo che con qualche piccola modifica nella mappatura elettronica si può ottenere l'effetto di una decelerazione più potente con maggiore recupero di energia, in modo di guidare l'auto senza praticamente toccare i freni, come abbiamo avuto occasione di fare con altre vetture elettriche che abbiamo provato. E riguardo il nostro viaggio a Chiavari, è andato benissimo. Abbiamo viaggiato con la tedesca, come dice la pubblicità in riferimento al marchio di Rüsselsheim. Siamo andati a trovare una carissima famiglia amica con la quale abbiamo fatto queste foto a Sestri Levante e poi abbiamo visto insieme la finale del mondiale, tutta tedesca.
E così con la Opel Ampera. Noi finiamo la puntata numero 22 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.